presentazione del libro Il tempo del calcio di Claudio Mercurio Feltrinelli in Napoli, Piazza dei Martiri, insieme a Benito Agnanatela, storico numero uno difensore dei pali dell'appunto Calcio Napoli. Pino, ti chiediamo subito innanzitutto un giudizio sull'evento in sé e su questa, se vogliamo chiamarla così, ventata di novità, nel senso una donna che racconta il calcio con competenza. Secondo te le donne possono e devono raccontare il calcio? Sì, assolutamente sì, perché non dovrebbero, anzi penso che lo raccontano anche molto meglio, con molta più passione, anche molta più pazienza di ascoltare, mentre noi uomini siamo un pochettino più superficiali. Mentre Claudio ha fatto un lavoro bellissimo, chiesto anche qualche consiglio a noi che siamo stati protagonisti del calcio, e ci sono degli aneddoti veramente molto molto carini, probabilmente in intervista normale non l'abbiamo mai detto, quindi è stata veramente brava proprio a scoprire queste situazioni che fondamentalmente nelle interviste normali che abbiamo fatto insieme dopo partito, i giornalisti non vengono fuori, quindi è un aspetto molto carino che probabilmente potrà interessare ai lettori. Passando per un attimo invece al calcio, quello dei maschi, è impossibile non chiederti un giudizio sulla stagione del Napoli, che resta comunque straordinaria nonostante lo scudetto non raggiunto. Ma sicuramente è una stagione fantastica, piena di record, di bellissime partite, una stagione eccezionale. È mancato qualcosina, solo di noi, però non ci accontentiamo di tanti tifosi, non ci accontentiamo mai, perché abbiamo toccato questo suolo in mano. Abbiamo siamo stati campioni d'inverno e speravamo di qualcosina in più, anche perché a un certo punto poi ha macinato chilometri e molti su tutti, però poi potrà fare qualcosa sul mercato in generale nazionale, all'allenatore che secondo me in questa annata ha fatto giocare il Napoli in modo veramente splendido. Vedere la partita del Napoli veramente è godere il calcio. Da qui quindi deve ripartire il Napoli da questa stagione, e come può farlo? Cioè, dove si può migliorare di questa squadra? Ma guarda, si può migliorare perché questa squadra è una delle migliori con la qualità. La qualità della qualità che dipende un pochettino che tipo di prospettive ha il Napoli e De Laurentiis cosa ne vuole fare così. Lui fino ad oggi ha lavorato abbastanza bene, è mancato un qualcosina, come ho detto prima, per arrivare al prossimo. E se lo vogliono fare, devono fare gli investimenti importanti. Penso che arrivino giocatori giovani, come quelli che sono arrivati a gennaio, però per vincere arrivare a questo tipo di situazione, secondo me il Napoli potrebbe tranquillamente giocare. Ti chiedo per concludere due giudizi personali su due imprese che sono state fatte quest'anno, una inevitabile, quella dell'Leicester in Inghilterra. Secondo te, da uomo di campo, a che cosa principalmente è dovuta? L'altra impresa, quella di un tuo egregio collega, direi, Gigi Buffon, che ha raggiunto questo record eccezionale a un'età, certo, una grafica non bassissima. Qual è il segreto di un portiere del genere? Inizio da Buffon, anche se poi è arrivato il record più bello, penso un'età abbastanza. Allora, io per un portiere non arriva nessuna nel momento in cui si sta bene fisicamente, non giocava con la stessa squadra, soprattutto se non grande campione come la squadra. Lui è stato anche avvantaggiato nella squadra, l'ha detto, ma credo che quest'anno gran parte del merito, penso sia 60-70% dello scudetto è di Buffon. Questa andata fantastica, è arrivato il record, veramente quest'anno Buffon è stato fondamentale, ha risolto qualche problema, non è Buffon gli ha preso l'ordine, un grande campione, un grande campione, e poi è un po' eccezionale, quello che lo conosco è sempre stato corretto delle sue cose, ed è un professionista serissimo, quindi complimenti a lui, penso che da qui a seguo pochissimo il calcio inglese perché non sono un'appassionata del calcio inglese, mi piace molto più lo spagnolo, sinceramente.
però Ranieri è stata un'impresa, penso storica, ne stanno parlando tutti quanti a fare complimenti, però diciamo che il Salvatore non è che si è inventato lei, è stato anche in grandi squadre italiane, ha fatto molto bene, ha perso dei campionati che secondo me alcuni non per colpa sua. Quindi prima o poi una gratificazione gli doveva venire, gli è arrivata in tarda età, però gli è arrivata e questo vuol dire che il calcio ancora dà delle emozioni bellissime del calcio. È uno sport più seguito al mondo, quello, perché non si sa mai come va a finire la partita. Diciamo così. Grazie davvero a Pino Tagliatela, Antonio Fioretto, Sport Q.